Buongiorno e buon giovedì 8 di dicembre, iniziamo la nostra rassegna stampa partendo dal Corriere della Sera, ecco la prima del quotidiano di via Solferino che pone l'attenzione ovviamente sulla politica di casa nostra, Mattarella, tre ipotesi per la crisi, le vie del eh, rincarico e del governo di responsabilità o istituzionale da oggi fino a sabato, le consultazioni accolte con riserva, le dimissioni di Renzi si allontana, lo scenario del voto ravvicinato. Dalla prima di eh, decorriere della sera andiamo a vedere la prima di Repubblica, ovviamente anche Repubblica dà ampio spazio a quella che è la notizia più importante del giorno, Quirinale, ipotesi, Renzi bis, ma il Premier Mattarella. No a un nuovo incarico, governo di tutti o elezioni dopo il verdetto della consulta? Il Colle, evitare il rischio di una strada infelice, in campo anche Padoan. Pisapia riapre il dibattito. Sulla sinistra andiamo ancora a vedere di spalla Cararaggi abbia il coraggio di guardare la ferita di Roma e il fondo di Roberto Saviano. Andiamo ancora a vedere l'analisi di Massimo Giannini se il voto diventa un rito cannibale e poi le idee quanto conta. La voce dei cittadini di Stefano Rodotà. Alla, nella parte centrale vola Butterfly nel deserto dei eh, politici. Ieri, appunto, la prima alla scala con Madama Butterfly. Ecco qui 13 minuti di applausi per l'opera di eh, Puccini. Andiamo a vedere nella parte bassa. Io medico e cattolico aiuto i malati a morire. Sabatelli non è eutanasia. Da Crotone all'Antartide la nave alla ricerca del ghiaccio perduto. Entriamo ora all'interno eh, del quotidiano Repubblica e eh, ovviamente tutta l'attenzione sulla crisi di eh, governo. Renzi si è dimesso. Oggi un governo di tutti o voto dopo la consulta e al PD tra noi sarà dura. Ok alla legge di bilancio. Si apre la crisi e oggi iniziano i colloqui di Mattarella. Modis, previsioni negative. Andiamo a vedere il virgolettato, paura di nessuno. Spetterà ai gruppi parlamentari decidere cosa fare. Noi democratici non abbiamo paura di niente e di nessuno. E ancora, nonna e iscrizioni, torna a casa a far festa a mia nonna di 86 anni e vi dico una cosa, a sorpresa c'è il boom di iscrizioni al partito. Sono appunto le parole di Matteo Renzi e andiamo a vedere il retroscena, il Quirinali e eh, l'ipotesi del reincarico ma il Premier, non voglio fare il bis. Il colle deciso a dare un governo al paese, saggezza o si rischia una strada infelice? Renzi, io al congresso con le mani libere. Il veto su Franceschini. Andiamo ancora avanti, sfogliamo le altre pagine. Siamo a pagina 4. Vediamo le reazioni del Partito Democratico. Dai social alla piazza e guerra civile nel PD, traditori, squadristi. Il. Turbo, Renzia, i Turbo Renziani, assediato, assediato, no, scusate, la sede del partito, rivolta su internet, andatevene. Militanti Renziani, al voto, andate a votare, elezioni subito, fuori, vattene dal nostro partito. Francesco Boccia, deputato del PD, Borsa Etro, per la prima volta ho visto eh, protestare qualcuno con la Borsa di Etro. Andiamo ancora avanti sfogliando le altre pagine, siamo a pagina 6 e a pagina 7, il progetto dalla Boldrini a Sala, la rete di Pisapia, ma la sinistra si spacca. Renzi pone una questione reale, lo affronteremo più avanti, parte di Sell pronta a seguire l'ex sindaco di Milano, l'interesse dei Prodiani. Andiamo ancora a vedere nella parte bassa c'è un'intervista a Gianni Cuperlo. Giusto? Ricostruire tutto e cominciare, a cominciare dal PD. Bisogna prendere di petto la sofferenza sociale, basta maggioranze improprie. Renzi ha avuto meriti ma ha diviso il suo campo. Si vada subito al congresso verso un'alternativa radicale. Andiamo invece a vedere le parole di Niki Vendola. Il leader di Sell, nessuna alleanza è possibile se prima non si rompe con Matteo. Sono appunto le parole di Nicchi Vendola, leader di Sell che respinge il progetto dell'ex sindaco di Milano Pisapia, è subalterno alle alchimie di Palazzo, non vede le lacerazioni sociali. Sono appunto le parole di Vendola che rincara la dose. Se il riformismo significa far fare all'elite di sinistra le cose di destra, l'esito è per forza catastrofico. E poi il proporzionale è lo strumento per ricostruire una saldatura tra cittadini e rappresentanti. Ancora in politica, governare non è l'unica cosa che conta. Il PC segnò la storia di questo Paese senza mai governare. Andiamo ancora avanti e eh, parliamo di legge elettorale, ballottaggio e eh, capitalista, eh, capilista bloccati, così l'Italicum rischia la bocciatura. La Corte Costituzionale esaminerà il ricorso il 24 gennaio, data importante dai termini di legge della parte bassa, Andiamo a porre l'attenzione su questa notizia. Il partito del vitalizio non vuole il voto. I 608 parlamentari alla prima legislatura matureranno il diritto a settembre. Una maggioranza invisibile, i campanelli pieni di eh, malumori dei giovani in transatlantico. Niente urne anticipate. Voci di un blitz per cambiare le regole, ma i vecchi frenano, non passerà mai. Andiamo ancora avanti, vediamo invece le reazioni dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle sull'Italicum parlamentari in rivolta, l'assemblea degli eletti crescono le critiche sulle conversioni al sistema tanto criticato, Grillo è stanco, niente consultazioni al Quirinale, l'intervista ad Alessandro di Battista, tornare subito al voto con la legge elettorale modificata dalla consulta e la proposta dei 5 Stelle dal fisco ai migranti, a ecco quel programma sarà dura governare, l'euro non funziona. E ancora, Economia, puntiamo sul nostro petrolio, cultura, turismo e gastronomia. Europa, restiamo nell'Unione Europea, ma sulla moneta unica decidano gli italiani. Chi è privo di diritto d'asilo in questa fase storica deve essere espulso. Andiamo invece a vedere per quanto riguarda le poltrone pubbliche. Le nomine, parte il risico dei boiardi, ecco le mosse dei manager in vista del nuovo governo. Aspetterà al prossimo esecutivo la scelta della guida di Eni, Enel e Leonardo. In ballo c'è anche l'indicazione di vertici di difesa, esercito e carabinieri. Ecco qui eh, di eh, a lato i manager attualmente in... Uh, possesso delle poltrone l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi Francesco Storace amministratore delegato di Enel Matteo Del Fante invece delega, amministratore delegato di Terna e via via tutti gli altri vediamo i numeri delle uh, poltrone 65 società quotate, mentre sono 591 i consiglieri di queste 65 società, due agenzie. Quella delle entrate, quella del demanio che devono rinnovare i vertici entro giugno 2017 e poi 1,6 i dividendi nel 2015. Il Ministero dell'Economia ha incassato 1 miliardo 663 milioni di euro di dividendi dalle società partecipate. L'anno scorso il Tesoro ha collocato in borsa il 35% di poste italiane. Andiamo ancora avanti, lasciamo la politica di casa nostra, vediamo... La cronaca immigrati via al piano pronti ad abbattere il muro dei comuni. Il Viminale spinge i sindaci a ospitare tre ogni mille abitanti, ma si temono altre proteste. Le circolari sono scritte e i prefetti allertati da oggi nessuno se ne può lavare le mani. Andiamo ancora avanti, pagina 17. La polemica, il mio Veneto, una lingua, no il pretesto della Lega per avere vantaggi fiscali, lo scrittore Massimo Carlotto Padovano, il nostro è un dialetto con infinite varianti, l'autonomia, non siamo il Sud Tirolo. Andiamo ancora avanti, apriamo l'ampia pagina dello sport, ieri si è giocato l'ultimo turno di Champions League, girone E, F, G e H in campo, anche la Juventus. Avanti, senza calcoli, la Juve ama il brivido del sorteggio pazzo, Dinamo battuta nel girone vinto, adesso il rischio dell'urna, Allegri ritrova di bala il gol di Iguain, incidenti ultra, 2 a 0 il risultato per la Juventus contro la Dinamo Zagabria a Torino, Allegri... Importante vincere anche per il primo posto. Se è stata una buona idea, dipenderà dalla pallina. Ma prima o poi le migliori devi affrontarle. E eh, invece andiamo in casa Milan. Il Milan si vende a rate tra caparra e rinvii. La trattativa dei misteri. Ulteriore proroga per il closing al 3 di marzo con il fondo cinese. Ma spunta l'ipotesi dei soci europei ed è caos mercato. Andiamo ancora avanti, siamo a pagina 59. e Questa sera in campo dopo la Champions c'è l'Europa League. Tristezza Mourinho, il suo, è il peggior United degli ultimi 30 anni. E ehm, gioca questa sera anche la Roma. Spalletti del infinito, Pure Rudiger Simula. La situazione delle italiane, Roma è già qualificata, il Sassuolo invece è eliminato, al Viola manca poco per la qualificazione nel Girone K, l'Inter gioca contro la squadra che è attualmente all'ultimo posto dal calcio al nuoto. La Pellegrini oltre Rio trionfa in vasca corta e si prende l'oro tabù. Ho chiuso il cerchio ai mondiali di Windsor in Canada, l'ex olimpionica di Pechino trionfa nei 200 stile libero in vasca corta, l'ipotesi ritorno si allontana. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere la prima del mattino, eccola qui. Ovviamente anche il mattino dà ampio spazio alla crisi di governo. Renzi si dimette e lancia la sfida. Oggi Mattarella dà il via alle consultazioni. Grillo elezioni subito. Moody taglia le previsioni sull'Italia da stabili a negative. E eh, Il Colle accetta la riserva. Il Premier, governo di tutti o voto, o, eh, tutti o voto dopo la consulta. E il retroscena, le tre strade del Quirinale, Grande Intesa, il Bis, oppure Governo Tecnico, correnti PD pronte all'assalto. Matteo teme il tradimento. Andiamo ancora a vedere le pagelle del mattino, il bilancio di mille giorni tra promossi e bocciati. Andiamo ancora giù a vedere nella parte centrale, Natale sul golfo, si accende l'albero pop. Il caso il lungomare di Napoli inaugurata la struttura alta 45 metri e eh, in eh, primo piano la eh, cronaca. Materazzo mi confessò, mio fratello mi ucciderà il giallo di Chiaia. Il racconto, shock di un caro amico l'uomo sentito anche dalla polizia negli ultimi tempi era agitato. Mi ha detto quella frase più volte. Poi il reportage: funerali, famiglia divisa, la moglie da una parte, Luca e sorella dall'altra. Nella parte bassa della prima del mattino. Trump. L'uomo che ha sconfitto tutto e tutti il personaggio, perché il Times lo ha definito la personalità dell'anno e poi... Un richiamo allo sport in questa Champions. Nessuno è invincibile. Cannavaro, ma la priorità del Napoli è il campionato. Il grande rebus della nuova punta. E poi contro Reale Paris Saint-Germain serve più qualità. Entriamo all'interno del mattino. Andiamo ad approfondire proprio la notizia con il richiamo in prima: Trump, presidente degli stati. Eh, divisi, è l'uomo dell'anno, il nuovo leader sulla copertina di, del Times, ha sfruttato la rabbia dell'America bianca. Ancora andiamo a vedere, eh, lo spartiacque ha, eh, cambiato, eh, ha eh, combinato insieme proteste vaghe con un messaggio volgare, non di rado violento. Ancora la sorpresa ha tagliato il traguardo, nonostante impopolarità e scandali eh, proseguiti fino al voto. Andiamo ancora avanti: Caso Regeni, il Cairo Svela. Chi eh, seguì eh, Giulio, svolta nelle indagini sarà decisa. Sarà decisiva la risposta dell'Egitto alla rogatoria italiana sugli agenti che indagano eh, quinto round tra inquirenti dei due paesi sul misterioso omicidio del giovane ricercatore italiano. Andiamo ancora avanti, lo sport velocemente. Le pagine del mattino sul Napoli Calcio, stella europea, gioco pressing Grintari, ecco il Napoli di Sarri, la mossa di Avarada, regista ad alto equilibrio e sicurezza al reparto difensivo. Lasso, Mertens, trascinatore quando entra, cambia sempre la partita. E eh, bufera su Nina Moric tweet calcistico, non razzista, un messaggio pre ha scatenato le polemiche tra le reazioni più dure, quella del rapper Clementino, la showgirl dopo il successo degli Azzurri a Lisbona, posso dire forza Napoli. Ancora avanti, in questa Champions non ci sono invincibili, sono le parole di eh, Fabio Cannavaro. Ma la priorità del Napoli resta il campionato conquistato dal gioco del suo Napoli. Torneo senza leader, ma il Real resta un grande favorito. E poi per lo scudetto la Juve più avanti degli Azzurri possono recuperare subito posizioni. Andiamo ancora avanti. Sorteggio a rischio c'è l'incubo real. Agli ottavi, il primo posto non dà vantaggi i campioni d'Europa secondi nel loro girone. Le insidie tra i club da evitare ci sono anche il Bayer, il City di Guardiola e il Paris Saint Germain di Cavani. C'è un richiamo nella parte bassa ovviamente alla Juventus che ha giocato ieri, ritrova il gol, Iguain, anche la Juventus è prima scontri nella prepartita con la polizia, feriti tre ultra della Dinamo. Andiamo ancora avanti, mercato per il Napoli, Paoletti e Napoli sono ore decisive, De Laurentiis prepara l'affondo ma il Presidente vuole garanzie sulle condizioni fisiche, il Genova resiste, la valutazione dell'attaccante è sui 18 milioni. L'insidia all'Atletico Madrid sulle piste di Gulam sotto contratto fino al 2018. E poi lo scenario possibile rinuncia ad altre punte se non c'è l'ok ok per il rossoblù nella parte bassa. Infinito caiaon. I suoi gol di, eh, diventano la luce azzurra. Otto reti tra campionato e champions. Lo spagnolo è tra i giocatori più utilizzati da Sarri, Benitez lo convinse con un sms. Per Sarri è davvero insostituibile, un sogno vincere lo scudetto. Andiamo ancora avanti. Napoli, il turnover per l'operazione rimonta. Sarri orientato ad effettuare quattro cambi nell'anticipo di domenica a Cagliari. Gli azzurri a caccia del secondo posto possono avvicinarsi a Roma e Milan impegnate lunedì nello scontro diretto e ehm, gli, per i portieri Reina è tornato ad alti livelli. Ecco la chiave delle vittorie. E poi una notizia: l'ex Lavezzi è il giocatore più pagato al mondo. Andiamo ancora avanti. Questa è la prima del mattino di Napoli. Nalbero. La accende il Natale sul Golfo inaugurato l'allestimento per la festa alla Rotonda Diaz. Apertura al pubblico, rinviata a sabato, ristorante da completare ehm, operai a lavoro giorno e notte. Le riflessioni: gli alberi globalizzati nella patria del presepe. Nella parte centrale c'è la cronaca Materazzo, la famiglia si divide. Un amico rivela: Vittorio mi confidò la sua paura di essere ammazzato dal fratello. I funerali dell'ingegnere uccisacchiaia nella chiesa. Moglie e figli lontani dalle sorelle. Con loro c'è eh, l'indagato Luca. E poi l'inchiesta ha visto il killer fuggire dal luogo del delitto, dal PM anche il minore, testimone oculare. Entriamo all'interno. Andiamo ad approfondire proprio questa notizia. Funerali, materazzo, famiglia divisa, Luca resta accanto alle sorelle, folla per l'ingegnere ucciso, ma i parenti siedono lontani. Il pianto dei figli. Lasciamo il mattino di Napoli. Andiamo sulla prima di Repubblica Napoli. Eccola qui. Anche qui si dà ampia, ampia attenzione al... L'accensione dell'albero, luci sul golfo, attrazione per i turisti, il sindaco inaugura l'installazione sul lungomare, apertura slittata a sabato, 40 metri con vista mare ma la struttura è in tubi attenua l'effetto del verde. Ancora De Magistris boccia la sinistra di eh, Pisapia per quanto riguarda la eh, politica. Entriamo velocemente all'interno, ingegnere ucciso, siamo sconvolti, vogliamo la verità, il giallo di Chiaia gelo ai funerali tra familiari di Materazzo, presente il fratello indagato, via ai test del DNA. Andiamo ad approfondire questa notizia a favore ai clan, il carcere. In carcere l'ex sindaco Blitz dell'antimafia nel comune di Pago, in Irpina, 11. Ordinanze, la nostra redazione di Avellino ha realizzato un servizio, vediamolo. Patto tra camorra e Politica, 11 arresti all'alba a Pago Vallo Lauro. In carcere l'ex sindaco Giuseppe Corcione e Luigi Vitale, pluripregiudicato, già soggetto a misura cautelare e fino a qualche tempo fa affiliato al clan Cava. Tra gli altri destinatari di ordinanze ai domiciliari figurano l'attuale presidente del Consiglio Comunale, Andrea Amoroso, due vigili urbani e un funzionario dell'Ufficio Tecnico. L'esistenza di uno stretto rapporto eh, tra l'amministrazione comunale dell'epoca e eh, un clan camorristico già noto e già eh, sottoposto ad indagini per vari precedenti fatti, cioè il clan Cava. Il maxi blitz della squadra mobile di Avellino, coordinato dalla DDA di Napoli con il supporto operativo del nucleo Prevenzione Anticrimine e degli agenti del commissariato di polizia di Lauro, è scattato alle prime luci dell'alba. Agli 11 indagati vengono contestati diversi reati di natura amministrativa aggravati dal metodo mafioso. Una concussione che viene posta in essere, credo, il sindaco? No, sì. va uh, da, un, uh, da un cittadino e il, gli ingiunge di vendere un appezzamento di terra. Successivamente questo cittadino riceve poi una serie di minacce da uh, soggetti anonimi che si qualificano espressamente come camorristi e che fanno riferimento uh, come causale della loro minaccia al suo rifiuto di vendere quel terreno. In una intercettazione? lex sindaco che è stato sindaco fino al, due, al giugno del 2016 eh, in un'intercettazione di, dice eh, siamo sotto la dittatura, più o meno dice questo di quei quattro giudici e di quei quattro poliziotti di merda. Il comune di Pago del Vallo e Lauro è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche nel 93. Nel 2009 e eh, insomma diciamo che eh, io credo vi siano fondate possibilità che a questi due scioglimenti ne segue un terzo siamo già sulla prima del mattino Benevento, Arco e Santa Sofia, una magia di luci, beni culturali inaugurato, il sistema di LED donato da Gesesa e eh, Acea, Mastella canta insieme con i bimbi e da oggi il Maxi Albero e le luminarie firmate da Cannata accendono il Natale. Andiamo a vedere di spalla Blitz della Finanza, Supermercato della Droga, quattro arresti nella parte centrale, la politica dopo Ricci via alle grandi manovre provincia alle prese con le liste da chiudere entro il 21, forse due per il PD. Al voto solo consiglieri e sindaci de Girolamo la parola, torni agli elettori. E eh, vediamo qui capoluogo: cede un solaio, dramma sfiorato nel Rione Libertà. Entriamo per approfondire proprio questa notizia. Crolla un solaio, tragedia sfiorata. A Rione Libertà, lavori in un edificio degli ACP, alloggio inagibile. Il comune eh, fornisce la casa alla famiglia. La nostra redazione di Benevento ha realizzato un servizio, vediamolo. Ora questo pomeriggio a Benevento in un appartamento a Rione libertà per una parte di solaio crollata durante alcuni lavori. In particolare si è temuto per l'incolumità di un operaio incaricato dall'Istituto Autonome Case Popolari di Benevento di sistemare il bagno di una famiglia residente al terzo piano di una palazzina popolare. L'uomo stava effettuando i lavori idraulici e di muratura quando all'improvviso una pignatta ha ceduto, evidentemente sotto il peso del suo corpo, ed è precipitata in una cucina dell'appartamento al secondo piano del palazzo. Fortunatamente nell'operaio, negli inquilini del piano inferiore, hanno riportato ferite. Anche se la persona si trovava al lavoro, pare sia finita con gli arti inferiori nella voragine. Ipotesi questa ora al vaglio dei vigili urbani. Scattato l'allarme sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato due stanze, bagno e cucina del terzo piano. Per una verifica in azione anche gli agenti della polizia municipale. In serata, il sindaco Mastella ha disposto lo sgombero della famiglia che sarà ospitata presso un appartamento di proprietà del comune. Fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del solaio tra i due appartamenti. Siamo sulla città di eh, Salerno, andiamo a vedere la notizia di apertura falsi invalidi in 66 a giudizio, notabili coinvolti, c'è pure l'ex consigliere regionale Baldi nella parte centrale con le cotoniere torna l'imbuto di uh, fratte 8 km di coda nel tappo del nuovo centro commerciale. Entriamo all'interno per approfondire proprio la notizia di Cava dei Tirreni, falsi invalidi, rinvio a giudizio, certificazioni fasule, Baldi va a processo con altre 56 pers 65 persone, l'ex consigliere regionale imputato con medici e funzionari, cade l'accusa di associazione a delinquere. 4 persone sono state eh, prosciolte. Lasciamo anche la città di Salerno per concentrare la nostra attenzione sul nostro portale www.ottopagine.it entriamo all'interno della apertura, così la camorra entra nei comuni e governa interi paesi, il caso pago non è isolato il sistema può essere applicato Ovunque ritorniamo nella sezione punto it. Vediamo le notizie in slide: l'amore non ha età, lui 18 anni, lei 38. Ora finalmente sposi ieri le nozze di Giampaolo e Marianna. Una gioia troppo grande! Marianna Tartarone e Giampaolo Russo si sono sposati ieri. Entrambi giulianesi e soprattutto popolari, perché lei è più grande di lui di 20 anni. Ritorniamo nella sezione .it cade in un burrone per scattare la foto agli sposi e muore, anello motto la fotografo per passione è morto ad agerola sul sentiero degli dei. Ancora nella sezione.it le altre notizie in slide Avellino tutti a piedi alle 8 scatta il blocco auto, fermi tutti i mezzi non pubblici, ecco eh, durata, strade e dettagli per la restrizione imposta dall'8 all'11 dicembre eh, dove rientrano i provvedimenti dell'amministrazione per contrastare le emissioni di polveri sottili nell'area. Ritorniamo nella sezione.it, siamo nella cronaca, ci spostiamo a Marrano di Napoli, l'ite furibonda. Tenta di accoltellare moglie e figlio ancora nella sezione.it. Diamo ora spazio invece al calcio settimana importante per Avellino e Benevento torna il derby e eh, c'è il simpatico pezzo di Marco Festa che eh, punta l'attenzione appunto sul derby dei Liquori nel passato di Irpini e Sanniti, eh, una sfida leggendaria che ha segnato la storia cromatica dei club. Ancora nella sezione.it scorriamo in basso la nostra home page, siamo a Salerno, deve scontare tre anni di reclusione, riportato in carcere, l'uomo si trova a Forni colpevole di aver effettuato una rapina ben 18 anni fa. Ancora nella sezione.it. Blitz della polizia nella tana latitante preso annunziata. Ieri a Ponticelli il blitz per arrestare Antonio Annunziata, 35enne del posto. Ancora nella sezione punto .it qualche notizia prima di salutarci. Si allontana da casa, lo ritrovano a Frosinone. L'uomo era in stato confusionale e si tratta appunto di una persona originaria di Teggiano. Ritorniamo nella sezione.it. In basso uh, scorrendo la nostra home page: smascherato falso donto tecnico. Studio abusivo e senza laurea. Il blitz dei NAS mentre si accingeva a visitare l'ennesimo ignaro paziente. Succede a Napoli. Ancora nella sezione.it, l'ultima notizia. Principio d'incendio, paura al centro storico di Avellino, momenti di paura, a Via Napoli intervento dei vigili del fuoco. Bene, era questa l'ultima notizia, l'informazione di Otto Channel con il nostro touchscreen, come sempre torna alle ore 11, grazie e buona giornata.